Insomma, non è stato facile. Cioè, questi giorni che sono arrivati prima di arrivare alla partita sono stati abbastanza difficili perché chiaramente dopo tanti anni passati a Siena, rientrare, vedere la mia ex squadra dall'altra parte sicuramente non è stato facile. Però sono contentissimo perché da ultimo sono andato a salutare i tifosi che mi hanno accolto veramente con entusiasmo e con un affetto incredibile. Quindi vuol dire che ho lasciato un buon ricordo a Siena. Siena completamente nuovo che sta rinascendo. Ma dopo quello che è successo, e come sapete siamo ancora tutti dentro alla storia, io auguro veramente alla città di riprendersi quello che si merita, perché il Siena si merita sicuramente qualcosa di più di quello che è in questo momento. Sulla partita, un giudizio di questo 0-0? Allora, ma sicuramente si sono viste due squadre che si sono affrontate a viso aperto, senza timori e senza problemi da una parte e dall'altra. E noi il primo tempo sicuramente abbiamo cercato di più la via del gol, cercando di portare a casa il risultato. Il secondo tempo siamo leggermente calati e quindi abbiamo dato più spazio anche alle ripartenze del Siena. Però sono felice perché vedo la Pistoiese sicuramente in crescita, ma ho visto anche dall'altra parte una squadra ben organizzata.